non è da giustificare. Ecco. Non è da giustificare in nessun modo. È Susanna Pietrelli, infermiera coordinatrice del pronto soccorso di Arezzo, a commentare ai nostri microfoni quanto accaduto. Le sedute del pronto soccorso aretino sono state danneggiate con un coltello. L'episodio risale a qualche giorno fa, ma è stato reso noto soltanto adesso. È stato un cittadino a segnalare quanto accaduto nella sua pagina Facebook. E a quanto pare gli atti vandalici non solo nelle sedute, ma anche nelle pareti all'interno dei bagni sono frequenti. Come succede che un altro atto vandalico che abbiamo riscontrato sono appunto alle pareti abbiamo quei quadri della, che vengono addirittura proprio tolta la pellicola e quindi danneggiati anche quelli. Sono una forma di danneggiamento di questa che è la struttura. Io sinceramente non me la spiego. Perché comunque è un bene pubblico, no? Vengono usati i soldi dei contribuenti con le nostre tasse per garantire quella che è un ambiente, anche appunto come veniva scritto sul post di Facebook a Marzia, per garantire quella che può essere una lieve serenità, se così si può definire, a chi deve rimanere in attesa anche in situazioni davvero drammatiche, che vive insomma alla gente che ha problematiche sia acute oppure in cronico dei pazienti che abbiamo in assistenza. E quindi non è che danneggiando quello che è un bene pubblico può essere da giustificare in nessun modo. Senta, ci sono le telecamere di controllo? Ci sono le telecamere di videosorveglianza che in particolare sono all'interno dell'ingresso del pronto soccorso, sia della camera calda, sia dei due ingressi, sia pedonale che dei pazienti parentati, dell'accesso ai triage. Sulle sale d'attesa, come inquadratura appunto delle persone, no, nei punti più strategici, certo. in accesso dei pazienti non si può inquadrare, quindi sono, come sapete bene, i punti appunto delle persone sono in attesa.